Oltre 16.000 chiamate alla centrale operativa nei primi 6 mesi del 2013. Quasi triplicate le segnalazioni ai vigili di quartiere, passate da 220 a 640. Aumentati purtroppo anche gli incidenti stradali, di cui 183 con feriti e 2 con vittime, e quintuplicate le infrazioni al limite di velocità, a fronte invece di una riduzione di multe per infrazione alla ZTL. Sono alcuni dei punti centrali del bilancio del primo semestre di attività della Polizia Municipale di Arezzo per il 2013. Numeri, ricorda il comandante Valeria Meloncelli, che ci mantengono al penultimo posto per numero di violazioni fra le città capoluogo della Toscana. In materia di polizia giudiziaria sono 62 le comunicazioni di notizie di reato, 21 in più rispetto al 2012, 13 le denunce a fronte delle 10 dell'anno scorso e 6 le persone indagate in stato di arresto, con un incremento di 3 unità. 467 gli esposti definiti con esito positivo su un totale di 701, soprattutto legati alla viabilità, soste abusive, decoro urbano e mezzi abbandonati. Incrementata del 25% l'attività dell'ufficio amministrativo, in particolare per ciò che riguarda le autorizzazioni per manifestazioni, occupazioni di suolo pubblico ed ordinanze di viabilità. Una nuova attività che avvieremo prima della fine dell'estate è la PM in bicicletta, sottolinea l'assessore alla sicurezza del Comune di Arezzo Barbara Bennati. Grazie infatti alla collaborazione con ATAM, i vigili potranno usufruire delle biciclette messe a disposizione nelle postazioni di Arbike. In sintesi, la logica, continua Barbara Bennati, è quella di coniugare prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e sanzione nella consapevolezza dei problemi, a partire dalla scarsità di risorse finanziarie ed umane.